Parliamo nello specifico della casa che abbiamo progettato a Trento, a Roncegno, una casa unifamiliare di 120 metri quadri, dove il committente voleva realizzarsi questa casa per lui e la sua famiglia. Abbiamo deciso di costruirla in legno con l'isolamento in balli di paglia per avere una casa con delle buone performance di isolamento e anche dal punto di vista strutturale. Perciò oggi sono qua con l'ingegnere Andreoli, ciao Mauro, e volevo appunto vedere il percorso che abbiamo fatto e come viene poi dimensionata una struttura di questo tipo per resistere ai carichi della neve e anche del vento. Copertura. Quello che facciamo è preparare gli esecutivi e poi li passiamo allo studio di ingegneria che va a dimensionare le strutture che poi andranno calcolate e poi disegnate in 3D per il taglio vero e proprio del legno. Ora, in questo caso abbiamo realizzato una struttura in legno a telaio e volevo chiedere quali sono state le maggiori criticità di questo progetto, di questa casa a due falde? Grosse criticità in realtà non c'erano, nel senso che comunque anche l'architettonico era molto regolare, casa ad un piano, quindi non c'erano, come dal punto di vista appunto della forma dell'architettonico, delle forme ardite o complicate. La particolarità forse della tecnologia costruttiva è il fatto che, prevedendo comunque delle pareti uno spessore importante, perché comunque abbiamo dei montanti in legno che dal punto di vista strutturale sono, potremmo dire, sovradimensionati, perché sono 8 per 32 centimetri, e quindi diciamo che lo spessore del montante di legno poi non deriva tanto dalla necessità strutturale, ma è sovradimensionato nel senso che poi è legato allo spessore della balla di paglia, quindi alla larghezza della parete è legata più a capacità termica che tu capacità strutturale. Quindi per una casa di un piano sicuramente è qualcosa di sovradimensionato. L'unica particolarità forse poi invece è l'attacco al cordolo di base, dove tu hai un cordolo di base decisamente più sottile. Motivazione, il fatto che comunque si vuole andare a mettere anche a quel livello dell'isolante per chiudere il ponte termico, e quindi abbiamo fatto un po' di ragionamenti sul fatto appunto che si va a passare da una rete di dimensione, dicevamo prima, quel montante da 32, su un cordolo che era qua 20 centimetri. 20 centimetri, ecco, era un po' da fare un ragionamento perché in qualche modo bisognava limitare questa eccentricità sul cordolo di base. Quindi direi che poi in realtà ai fini pratici non era così rilevante, nel senso che poi comunque il carico in sommità della parete era centrato il più possibile verso l'interno del cordolo, in modo da limitare in partenza questa eccentricità. E poi anche quindi l'eccentricità risultante sul cordolo era decisamente bassa rispetto alla quantità di armatura minima che comunque nel cordolo viene messa. Ecco, questa forse era l'unica particolarità, quindi una parete con uno spessore, diciamo, anche maggiore del necessario, se vogliamo, dal punto di vista strutturale, sovradimensionata, su un cordolo di base invece di dimensione ridotta. Per motivi appunto di fisica tecnica di isolanti. Teniamo conto che comunque questa casa era comunque in media montagna, diciamo così, quindi non si voleva avere un risparmio energetico importante, quindi c'era questa particolarità, ecco. E poi l'altra cosa importante, che è sempre abbastanza una sfida tra voleri del committente e te di progettazione architettonica, perciò burocratica, comunale, permessi, e quella che poi è la parte strutturale che deve appunto convivere, è l'uso delle finestre. Infatti l'altra sfida, secondo me, che è stata vinta, è stata quella di fare una struttura che permettesse appunto
ampie finestre a sud. Poi casomai metterò anche delle immagini dell'altro per far capire. E anche in questo caso è stato pensato un sistema intelligente per far scaricare i pesi della copertura. Della copertura, diciamo che in questo caso qua, che da un punto niente di eccezionale, però comunque sì, c'era il colmo, che comunque appunto ha una luce adesso sui 6,5 metri, qualcosa del genere, che effettivamente andava a scaricare esattamente sopra l'apertura in facciata, e quindi in qualche modo si è dovuto fare scaricare il colmo su una trave che fosse in qualche modo un architrave sopra questa grossa apertura, e poi su due pilastri laterali. Sì, in realtà nulla di eccezionale, però sì, bisognava gestire questa cosa, insomma. Una domanda che magari interessa i più, si può dire che la casa in legno, in questo caso con isolamento in balli di paglia, sia resistente al sisma? Beh, diciamo che le case in legno hanno diversi vantaggi, no? Per quanto riguarda la resistenza in condizioni sismiche. Il primo vantaggio è che in buona sostanza sono più leggere di altre tecnologie costruttive, e quindi in qualche modo, semplificando molto, la forza sismica è una forza comunque proporzionale alla massa, principi della dinamica, forza uguale massa per accelerazione, quindi in qualche modo a masse piccole corrispondono anche delle forze piccole, quindi più gestibili. Quindi questa è una cosa che in qualche modo abbiamo gratis con il legno, c'è cioè una struttura più leggera. Altri vantaggi poi il fatto che noi comunque riusciamo, volendo, anche dalla struttura, a una certa duttilità, una certa quindi capacità di assorbire grossi spostamenti senza crollare. Questo è importante non tanto per i terremoti, come dire, che possono avvenire con una certa frequenza, ma con terremoti che avvengono con un periodo di ritorno importante, quindi terremoti che si spera di non incontrare mai nella nostra vita, però che possono capitare. E in questo caso, tramite le connessioni in acciaio, riusciamo a dare alla nostra struttura, appunto, diciamo, un'alta duttilità, quindi un'alta capacità di assorbire energia, di assorbire grossi spostamenti prima di arrivare vicini in rottura. E questo, in una casa costruita con questa tecnologia, perché adesso noi parliamo di casa in legno, appunto con un isolamento in balle di paglia, però di fatto poi all'interno noi abbiamo sempre un pannello in legno massiccio che viene chiodato ai nostri montanti di legno, e quindi in questo caso abbiamo a che fare con un altissimo numero di connessioni d'acciaio, che le connessioni d'acciaio appunto riescono a garantire questo forte spostamento a rottura, perché l'acciaio noi lo riusciamo a piegare più e più volte con grandissimi spostamenti senza che si rompa in modo fragile. Questa è una caratteristica dell'acciaio che il legno non ha, perché il legno lo formo per un po' e poi all'improvviso si spezza, mentre l'acciaio invece è un materiale appunto duttile. E quindi abbiamo un altissimo numero di chiodi di diametro piccolo, e quindi riusciamo, volendo, a conferire questa faccia della struttura di assorbire molta energia in condizioni in sisma, che è una caratteristica veramente interessante di questa tipologia di strutture. Poi grande attenzione è stata posta anche per quanto riguarda la durabilità, perché appunto l'edificio in legno deve avere le medesime caratteristiche di durata di un edificio in muratura. E per fare questo, abbiamo già parlato prima, abbiamo realizzato un basamento, un muretto in cemento armato, dove abbiamo appoggiato la struttura in legno a un'altezza rispetto alla quota esterna di in più 30 centimetri. Questa è, secondo te, una buona soluzione per garantire la durata della casa? Perché questo è, diciamo, uno degli aspetti più problematici che si può avere di una casa, per una casa in legno. Sicuramente, tutti i materiali, diciamo, sono soggetti o possono essere soggetti a degrado. Il legno, da questo punto di vista, è un materiale un po' più delicato di altri, nel senso che effettivamente, soprattutto in presenza di umidità, possiamo avere problemi di attacco fungino, e quindi anche in tempi non lunghissimi avere problemi di questo tipo. Effettivamente l'unico modo per risolvere la questione è quello di fare
far partire la casa di legno, far partire l'elemento di legno ad una quota dove questa umidità non possa arrivare. E quindi quella di costruire un bordolo sopra la fondazione per alzarsi, come è stato fatto in questo caso, a un certo livello. Poi ci si mette comunque anche una vaina per evitare qualsiasi risalita d'acqua, effettivamente riesce a garantire che nel legno si abbiano umidità a livelli bassi e quindi di fatto non si dovrebbero avere problemi di nessun tipo da questo punto di vista. E quindi sicuramente l'attacco alla base, che è uno di quei dettagli che sicuramente fanno la differenza. Questo abbiamo detto anche all'inizio, in qualche modo complica un po' la fase sia di progettazione che di realizzazione del taglio, in qualche modo probabilmente aumenta anche leggermente i costi rispetto a non fare un dettaglio di questo tipo, però è un dettaglio fondamentale e che garantisce la durata nel tempo, insomma, che poi è quello che interessa al progettista, ma interessa ancora di più al committente. Una mia personale opinione, poi qua in una casa di questo tipo con un'architettura comunque tetto a due falde, perché un altro problema può essere anche che insomma l'umidità invece o i possibili infiltrazioni d'acqua a livello della copertura, anche solo il fatto di aver fatto una copertura a due falde, quindi una copertura inclinata con delle gronde, evita un altro problema, cioè il fatto che possiamo avere in qualche modo infiltrazioni di acqua dall'alto, che già il fatto dell'inclinazione ci toglie un sacco di problemi, insomma. Anche in presenza, come in questo caso, una casa fatta in quota dove può nevicare, quindi può rimanere della neve che un po' alla volta si scioglie per dei giorni, delle settimane. Quindi tutti questi dettagli costruttivi dove conta di più, secondo me, l'architetto che l'ingegnere, insomma, perché se l'architetto già risolve, se la forma già dell'edificio è pensata con dei criteri, come dire, che favoriscono l'allontanamento dell'acqua, poi anche la soluzione ingegneristica diventa più semplice. Sì, un'altra cosa che vorrei dire anche per quanto riguarda il concetto strutturale che di solito portiamo avanti in tutti i progetti è questo, che prima di dare qualsiasi dettaglio esecutivo allo strutturista, allo studio di ingegneria, è quello di aver già deciso con il committente la scelta dei serramenti, perché questa cosa qui è molto importante, visto che fa poi risparmiare molto tempo e soldi, tempo ai progettisti e soldi al committente, perché avendo già il serramento deciso col suo falso telaio, poi si riesce a dimensionare in modo adeguato e preciso la struttura in legno. Infatti, prima abbiamo definito il foro finestra e poi abbiamo passato il disegno esecutivo allo studio di ingegneria per il progetto e dimensionamento delle strutture. Per te è stato un vantaggio aver già avuto questo passaggio? Sì, diciamo che in questo caso qua, rispetto ad altre volte dove, diciamo, molte volte l'architetto che progetta l'edificio, lo progetta, come dire, da un punto di vista della forma senza pensare, come dire, al materiale con cui sarà realizzato, no? Quindi capita di avere una villetta che sta pensata in cemento armato oppure sta pensata in altre tecnologie e poi in qualche modo si decide all'ultimo di virare sul legno, no? Il fatto invece di partire dall'inizio, avendo le idee ben chiare, avendo già comunque ho visto dei disegni dove già tutti i dettagli erano pensati, tutte le dimensioni erano giuste, è ovvio che facilita la vita e da un certo punto di vista poi si evitano errori o si evitano delle approssimazioni che prima o poi questi dettagli si dovranno comunque risolvere. Effettivamente con questo livello di dettaglio già in partenza, questo livello di studio già frutto delle esperienze passate, tutto diventa più semplice, insomma. Quindi anche a livello di calcolo strutturale e poi a livello di lavoro da parte della carpenteria che dovrà ancora fare i disegni esecutivi per il taglio macchina. Diciamo che le dimensioni erano già, diciamo, previste, come dire, al millimetro e quindi si parte già dal millimetro, si dovrebbe arrivare in fondo senza avere problemi. Infatti, in altre situazioni invece si comincia a ballare sull'ordine di centimetri se non di più e quindi a questo punto è più facile avere problemi.
Infatti questo è un vantaggio, soprattutto poi quando si va in cantiere, perché appunto la casa viene prima costruita in carpenteria con i file di taglio e poi viene montata in cantiere in tempi molto ridotti, perché appunto non ci sono errori e imprevisti in cantiere. Okay? Sì, o Perciò... lavorazioni che necessitano di aggiustamenti in cantiere, sì, ma infatti in cantiere non è Esatto. che non si dovrebbe vedere in buona sostanza nulla. Se è tutto fatto bene, dovrebbe essere un gioco da ragazzi il montaggio, no? Perché tutti i pezzi Esatto. arrivano numerati, arrivano già nell'ordine giusto. Infatti nell'ultima E non... casa abbiamo montato la casa, la copertura, il grezzo avanzato con tutte le lattonerie e finita questa fase è arrivato il lamentista, posa dei falsi telai, tempo 3 ore, è tornato in Trentino a casa senza nessun problema, nastrando i falsi telai senza dover... E rompere o fare demolizioni non necessarie. Ecco, questo è il vantaggio di lavorare in questo modo. Sicuramente questo è un altro dei vantaggi in qualche caso in legno della prefabbricazione che può al limite avere anche può raggiungere anche essere molto spinta insomma nel nostro settore Certo. rispetto ad altri materiali. E chiudiamo con un'altra domanda, con l'ultima domanda, che è quella se le strutture in legno di una casa di paglia sono progettate per resistere al fuoco. Ok. Diciamo che innanzitutto il legno ha un duplice comportamento, no? Per quanto riguarda il fuoco, diciamo che c'è cioè, il duplice comportamento. Cioè, una cosa negativa del legno è che reagisce alla combustione, quindi tutti sappiamo bene che mettiamo il legno nel caminetto e il legno brucia. E quindi questa è sicuramente una cosa negativa, nel senso che compartecipa all'evento incendio. Una cosa invece positiva del legno è che può essere protetto, quindi possiamo mettere degli strati di protezione, quindi ignifughi, quindi no, non necessariamente il legno deve essere da vista. E l'altra cosa è che comunque brucia a una velocità ben conosciuta, ben controllata, e quindi è anche facile fare un calcolo in condizioni incendio. In buona sostanza, per semplificare molto, il calcolo in condizioni di incendio prevede che io vada a calcolare nel tempo quanto legno brucia e vado a fare una verifica sulla sezione residua. Quindi parto da una sezione di una certa dimensione, depuro il legno che è carbonizzato e faccio i calcoli con la sezione rimanente. Ecco, questa è una caratteristica del legno che altri materiali non hanno. Materiale tipo l'acciaio, che non partecipa alla combustione perché non brucia, però invece ha un degrado delle proprietà meccaniche molto importante perché conduce molto il calore e in poco tempo, di struttura per esempio interamente in acciaio, vede tutto il materiale a raggiungere temperature di ramollimento, quindi una forte perdita di resistenza. Ecco, nel caso specifico, qui stiamo parlando, abbiamo già detto in precedenza, in qualche modo questa casa, struttura in paglia, se vogliamo dal punto di vista, almeno nel caso in esame, è una casa ad un piano monofamiliare, e in qualche modo la struttura di legno è qualcosa di anche di sovradimensionato, perché diciamo che lo spessore dei montanti è più legato allo spessore dell'isolante, quindi allo spessore della balla di paglia. E quindi diciamo che innanzitutto... il fuoco prima di raggiungere i nostri montanti deve in qualche modo attraversare, diciamo così, un lato interno verso i locali abitati fatto di cannucciato e di un intonaco di argilla che sicuramente ha delle proprietà di protezione della struttura in legno, anche se forse difficili da valutare. E poi appunto abbiamo a che fare con dei montanti in legno particolarmente massicci, particolarmente importanti per sezione, e quindi diciamo che la resistenza in termini di minuti, che è quello che poi viene calcolato in seguito di un incendio, è sicuramente molto importante. La stessa cosa per quanto riguarda la copertura. Anche lì abbiamo in copertura un po' lo stesso schema, no? Che qua stiamo parlando di una casa prefabbricata dove gli stessi elementi li troviamo sulle pareti che la copertura, anche qua
abbiamo questi travetti, chiamiamoli così, molto stretti ma molto alti, quindi diciamo che la resistenza ai condizioni incendio è sicuramente importante. Anche qui andando a trascurare l'effetto ritardante che le balle di paglia sicuramente hanno nella propagazione dell'incendio, perché anche paglia di per sé è un materiale combustibile. Onestamente non sono a conoscenza con che velocità bruci, però sicuramente anche il fatto di avere tra un montante e l'altro completamente riempito di balle di paglia rallenta la diffusione dell'incendio, che quindi insomma deve andare a bruciare la paglia prima di far intaccare il legno. Perché appunto è un materiale che viene compattato, perciò è difficile che ci siano quelle zone ricche di ossigeno che possono alimentare poi la combustione. Sono tutte cose che in realtà a livello normativo non sono ben, anche perché comunque è qualcosa di un po' innovativo, diciamo così, no? Comunque non di così largo utilizzo. Se io vado a prendere l'eurocodice quanto riguarda appunto la progettazione di strutture legno in condizioni incendio, trovo delle informazioni, ma per altro tipo di isolanti, per quanto riguarda la lana di roccia, insomma, no, non per quanto riguarda isolanti naturali tipo paglia. Anzi, questo sarebbe sicuramente un tema interessante da andare a ricercare. Quindi sono cose che poi andiamo, alla fine, in qualche modo si vanno a oscurare, che però sicuramente ci sono. Abbiamo un po' riassunto questo caso pratico della progettazione strutturale di una casa in balle di paglia, come viene progettata strutturalmente, che performance puoi avere all'acqua, alla durabilità, al fuoco e al sisma, perché una casa deve essere progettata appunto per durare almeno 50 anni come vita utile nominale, poi si spera anche di più, chiaramente. Non so, hai altro da aggiungere in questo caso? No, beh sì, ecco, questa cosa qua di 50 anni, quando ne sento parlare, effettivamente a me fa sorridere, nel senso che io ne ho poco più di 40 anni e se penso a casa che hanno costruito i miei quando sono nato, e adesso è vero che abbiamo ristrutturata, ma insomma io sono convinto che una casa debba durare molto di più, insomma, no? E sicuramente sono convinto che una casa di legno deve essere ben progettata proprio perché deve durarne molti di più. Va anche detto che se una casa di legno dovesse aversi, o in generale se una casa, ma forse una casa di legno, perché diciamo comunque è un materiale che non perdona se fa gli errori, i problemi escono prima, insomma, quindi si scopre che nei primi 4-5 anni i problemi saltano fuori, soprattutto se si sta parlando di problemi di umidità, di risalite, di marcescenza al piede di una base, magari di una casa costruita dove non è stato fatto un cordolo e cose di questo tipo, e quindi o filtrazioni d'acqua, insomma, diciamo che 50 anni dovrebbe essere veramente un numero che deve che assolutamente, diciamo, superare. È più un numero normativo, io direi, no? Più un'indicazione che c'è la norma. Ti ringrazio intanto, ringrazio l'ingegner Mauro Andreoli di Timbertech, uno studio strutturale di Trento, con il quale noi di Edifici di Paglia Italia andiamo a collaborare per progettare le nostre case di paglia.